Indeed, sito web numero uno al mondo per la ricerca di lavoro, con 300 milioni di visitatori al mese, entra in Alis. Il presidente Grimaldi, valore aggiunto in termini di risorse umane e digitalizzazione. Biden oggi è a Kiev, dagli Stati Uniti mezzo miliardo di nuovi aiuti, Giorgia Meloni nel pomeriggio a Varsavia, poi nella capitale ucraina. Venerdì G7 straordinario in collegamento con Zelensky. Oggi alla Camera il voto di fiducia sul decreto carburanti, il governo apre il confronto sul superbonus. Nel pomeriggio gli incontri con imprese e banche. Prezzo del gas stabile sui 50 euro, Numisma, risparmi di 600 euro l'anno per famiglia. A gennaio consumi elettrici in calo del 4,6% annuo. Allarme siccità in Italia, dato il shock di Legambiente, sulle Alpi 53% di neve in meno, il bacino del Po in deficit del 61%.